Pacheco, azienda ortofrutticola in odor di mafia, scatta il sequestro preventivo dell'attività. Mazzara del Ponte Arena maledetto, ieri è divampato un incendio nel cantiere, nessun ferito. Mazzara approvati ieri in Consiglio Comunale gli atti relativi a IRPEF, IMU e TARI per il 2023. Marsala bocciata dal Consiglio Comunale le modifiche alla tassa di soggiorno. Mazzara ha ritrovato ieri il busto in bronzo e padre d'oca che ignoti avevano rubato dalla chiesa di via San Pietro. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Apriamo con la cronaca. Un sequestro preventivo di beni è stato eseguito dai carabinieri di Trapani, in particolare nel servizio. Un sequestro preventivo di beni è stato eseguito ieri dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Trapani con il supporto dei militari del nucleo ispettorato del lavoro. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal GIP del Tribunale Trapanese su richiesta della locale procura nei confronti di un pregiudicato condannato in via definitiva per associazione mafiosa. L'uomo era stato arrestato dai carabinieri di Trapani nell'ambito dell'operazione Scrigno e nell'operazione Speria, dove era finito in carcere perché indagato per reati in materia di stupefacenti, sempre aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. Per l'indagato era scattato un ulteriore provvedimento restrittivo per una presunta estorsione aggravata dal metodo mafioso in relazione alla vendita senza incanto di un immobile. L'attività investigativa ha riguardato l'uomo e i suoi familiari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'indagato avrebbe gestito a Pacheco due attività commerciali di compravendita di frutta e verdura, attribuendone fittiziamente la titolarità a propri congiunti al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Nel corso dell'indagine è emerso che la formale titolare dell'attività abitasse in un'altra città. Il principale indagato assieme ai congiunti è pertanto accusato di trasferimento fraudolento di valori in concorso e di autoriciclaggio. Durante le operazioni di sequestro sono state anche contestate da parte dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro sanzioni amministrative per 8.500 euro, poiché all'interno della ditta risultava presente un lavoratore non regolarmente assunto. Controlli sulla filiera alimentare a tutela dei consumatori da parte dei carabinieri del NAS di Palermo. L'attività ha riguardato tra le altre anche la provincia di Trapani, in particolare Partanna, dove a seguito di un accesso in una struttura per anziani, i militari hanno scoperto 133 confezioni di alimenti scaduti del valore complessivo di 1.000 euro. I carabinieri hanno inoltre accertato che nella struttura risultavano due ospiti in più rispetto al numero massimo. Al titolare della struttura sono state elevate sanzioni amministrative per circa 3.000 euro. È stato ritrovato ieri pomeriggio nelle campagne mazzaresi il busto in bronzo raffigurante padre d'oca che era stato rubato dai ignoti nei giorni scorsi nella parrocchia di via San Pietro, dove il busto era stato collocato per ricordare il prete tanto amato dalla comunità del Trasmazzaro. Subito dopo il furto era stata presentata una denuncia sull'accaduto. Ieri pomeriggio il ritrovamento da parte di alcune persone nelle campagne di Mazzara 2 nei pressi degli istituti scolastici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 47 kg di hashish nascoste in un autocarro sottoposto a controllo a Palermo. Il conducente del mezzo si è mostrato agitato e insofferente al momento del controllo. Le Fiamme Gialle quindi hanno approfondito l'attività sull'autocarro, dove hanno trovato nascosta la sostanza stupefacente. Con l'ausilio di un cane antidroga sono stati trovati 45 involucri da un chilo ciascuno, avvolti da nastro di imballaggio con la scritta Limone 2021, nonché altri 5 involucri di differenti dimensioni, del peso complessivo di 2 kg, per un totale di 47 kg. Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa 500.000 euro. Il conducente del mezzo è finito agli arresti domiciliari. Termina qui TG Vallo prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News.
Benvenuti al TG Vallo News. Sette le persone arrestate negli ultimi giorni dagli agenti della squadra mobile di Trapani, in particolare in esecuzione di distinti ordini di carcerazione, sono stati rintracciati e condotti in carcere tre trapanesi, tra cui una donna e un cittadino nigeriano. Un ulteriore cittadino italiano, già in stato di detenzione domiciliare, è finito in carcere su provvedimento del Tribunale di sorveglianza per aver violato le prescrizioni alle quali era stato sottoposto. Il nigeriano deve scontare oltre 2 anni di reclusione per resistenza pubblico ufficiale. Gli operatori della polizia hanno infine arrestato 2 tunisini sbarcati sulle coste di Pantelleria che nel corso delle procedure di identificazione sono risultati destinatari di divieti di reingresso sul territorio nazionale emessi lo scorso febbraio. Un incendio ha interessato ieri pomeriggio una gru del cantiere per i lavori del Ponte Arena a Mazara. Il servizio. Nella lunga e tormentata vicenda riguardante i lavori di ristrutturazione del Ponte Arena di Mazara del Vallo ci mancava anche l'incendio. È quello che è accaduto infatti ieri attorno all'ora di pranzo, allorquando sul ponte si sono registrati dei veri e propri momenti di tensione a causa di un incendio che ha interessato una piattaforma gru che si trova sul cantiere in corso per la sua ristrutturazione. Le fiamme si sono sviluppate mentre gli operai della ditta appaltatrice erano in pausa e per fortuna non si registrano feriti. Da valutare i danni, ovviamente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale di staccamento che hanno proceduto tempestivamente a spegnere le fiamme. Questa mattina, in attesa di capire effettivamente cosa possa essere accaduto, gli operai della ditta appaltatrice sono tornati al lavoro. La speranza è che nel giro di pochi giorni, così come annunciato la settimana scorsa, i lavori nella parte superiore vengano finalmente completati e venga quindi riaperta totalmente al traffico la carreggiata del ponte. E su quanto accaduto c'è una dichiarazione dell'ex sindaco di Mazara, Nicola Cristaldi. Sentiamo. Adesso le spunta un'altra. Uno dei mezzi utilizzati nei lavori per il ripristino del ponte sul fiume Delia è andato a fuoco. Non si sa qual è l'entità dei danni, ma certamente c'è stato un pericolo per i lavoratori, per coloro che magari si fossero trovati nei pressi durante lo stesso incendio. Non si capisce bene che cosa è accaduto, ma mi interrogo sulla qualità della sicurezza messa in atto intorno ai lavori, intorno al cantiere sul ponte del fiume Delia. Io non vorrei che questo ulteriore incidente si trasformasse in una sorta di ulteriore ritardo per la riapertura del ponte. Mi chiedo che cosa è successo, vogliamo fare piena luce sulla vicenda, ma vogliamo anche la certezza che prima o poi questo ponte si riapra. Ma questi signori sono sfortunati o sono dilettanti? Il Consiglio Comunale di Marsala, riunitosi ieri pomeriggio, ha bocciato la delibera riguardante le modifiche alla tassa di soggiorno. All'atto della votazione, consiglieri favorevoli sono stati 10, altrettanti quelli contrari, cui si sono aggiunte 2 astensioni. Dopo le dichiarazioni di voto, altre sospensioni e rinvii, la mancanza del numero legale non ha consentito la prosecuzione dei lavori. Come da regolamento, la seduta riprenderà questo pomeriggio alle ore 17. E ieri pomeriggio è tornato a riunirsi in seduta urgente al Consiglio Comunale di Mazara. Sentiamo. È tornato a riunirsi ieri pomeriggio in seduta urgente il Consiglio Comunale di Mazara. All'ordine del giorno dei lavori 3 punti relativi alla conferma dell'aliquota addizionale IRPEF per il 2023, la conferma delle aliquote detrazioni IMU sempre per l'anno 2023 ed ancora la presa d'atto del piano economico finanziario per gli anni 2022-2025, le tariffe tari 2023 e la modifica dell'articolo 46 del vigente regolamento Tari. La seduta, presieduta dalla vicepresidente Valentina Grillo, è durata 50 minuti circa, approvando i punti in trattazione. Gli atti deliberativi sono stati illustrati in aula dall'assessore alle finanze Francesco Di Liberti. Per quanto riguarda l'addizionale IRPEF non ci sono variazioni rispetto allo scorso anno. Al momento della votazione erano presenti in aula 13 consiglieri. L'atto è stato approvato con 10 voti
voti favorevoli e 3 astenuti. Stessa votazione per la delibera sulle aliquote e detrazioni IMU lasciate anche in questo caso inalterate dall'amministrazione comunale rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda la Tari, anche le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche sono rimaste inalterate. Al momento della votazione erano in aula 14 consiglieri comunali. Il Consiglio ha quindi approvato l'ultimo punto all'ordine del giorno sul PEF Tari 2023, la modifica dell'articolo 46 del regolamento Tari, con 10 voti a favore, 2 contrari e 2 astenuti. Approvata anche l'immediata esecutività. Terminato l'esame dei punti all'ordine del giorno, la seduta è stata chiusa dalla vicepresidente Valentina Grillo. A Mazara chiude il polo marittimo dell'INPS, lo denuncia la UIL. Dal prossimo 1 luglio, si legge una nota del sindacato, chiuderà il polo regionale, causando gravi disagi ai lavoratori del comparto e agli impiegati dello stesso ufficio. Una decisione assunta dall'alto non tenendo conto delle conseguenze, denuncia la UIL, che ha già fatto sapere che chiederà un incontro ai vertici provinciali e regionali dell'INPS per un confronto sulla vicenda. L'ASP di Trapani ha potenziato l'offerta sanitaria sul territorio con l'attivazione della sala di emodinamica nell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. Si tratta di un'estensione distaccata dell'unità che già opera presso il Sant'Antonio Abate di Trapani. L'unità di emodinamica è stata presentata ieri alla presenza dell'assessore alla salute della regione siciliana Giovanna Volo. Sino ad ora i pazienti della Valle del Belice colpiti da infarto venivano trasferiti presso l'ospedale di Sciacca. Con l'apertura dell'emodinamica a Castelvetrano, operativa dallo scorso 4 maggio, sono già stati eseguiti 52 interventi. L'ASP di Trapani riuscirà a risparmiare circa 1 milione di euro. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Pubblicati nell'albo operatorio online del Comune di Mazara l'avviso e il modello di domanda per poter usufruire del servizio Scuolabus nel prossimo anno scolastico. Il servizio è riservato agli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado. Le domande vanno compilate e presentate entro il prossimo 4 agosto. Panifici chiusi il 2 giugno a Mazara, lo ha reso noto l'associazione Fornarini aderente a Cifa Trapani. I panifici della città di Mazara quindi resteranno chiusi in occasione della giornata in cui si celebra la festa della Repubblica e l'ufficio comunale ambiente di Mazara ha comunicato che venerdì 2 giugno, in quanto giornata festiva, il previsto servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti non verrà svolto. La raccolta riprenderà regolarmente come da calendario lunedì 5 giugno. Nuova iniziativa dell'ortotecnica Team Bike di Mazara, sentiamo di che cosa si tratta. Nuova iniziativa dell'ortotecnica Team Bike, di che cosa si tratta? E praticamente noi ci accingiamo a fare a completare un progetto che avevamo iniziato anni scorsi, quindi il Giro della Sicilia. Le due precedenti uscite siamo andati a Catania e a Messina. Adesso da Messina faremo tutta la costa tirrenica fino a ritornare a Mazara. E il tour è suddiviso in 4 tappe, ben organizzate e strutturate, per cui è nostra intenzione finire questo progetto, ripeto, che avevamo iniziato anni fa. Siamo in 11, parte di noi abbiamo già fatto questa avventura, altri sono nuovi, non saremo tutti ovviamente, però confidiamo molto nelle nostre capacità e nella nostra volontà. Ci tengo a precisare che questo tour nasce da una considerazione, cioè nel recupero un po' di noi stessi, se vogliamo, cioè parte da uno spirito molto, come posso dire, amichevole, unitario, che ci porta a stare assieme, a condividere sofferenze e piaceri, che ci porta a conoscere e a farci conoscere.
conoscere quando andremo nei paesi, quindi avere a che fare con le persone, e a conoscere, a far conoscere quello che è la nostra città. Una riscoperta del territorio che in bici può essere fatta, con altri mezzi no. In buona sostanza un recupero del tempo, tempo che ci sfugge sistematicamente tra lavoro e famiglia e quant'altro. Quindi questo è il progetto vero del nostro tour. Dottore Amato, un momento importante di condivisione. Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Sì, oggi è un momento importante di grande condivisione. Stiamo condividendo praticamente un'emozione importante, perché mettersi in gioco con lo sport, fare tutti questi chilometri, non è da tutti, ecco. Noi lo faremo in maniera goliardica, perché lo spirito del nostro gruppo fondamentalmente è quello, e tale deve restare. Ci metteremo in sfida, lo faremo per come lo abbiamo già fatto, e sarà un grande onore ritornare domenica pomeriggio a Masera del Vallo dopo aver fatto circa 500 km. A che ora è previsto l'arrivo domenica in città? 15-16 massimo. Bene, è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito.